Salve a tutti, Franz, al vostro Super Corris. Cioè, ragazzi, pazzesco. Ora torniamo proprio indietro nel tempo di 30 anni giusti giusti. 1992, Siga tirava fuori questo Ayrton Senna Super Monaco GP. Perché praticamente si chiamava Super Monaco GP, raga? Perché era un titolo che sostanzialmente vedeva il nostro Ayrton Senna, guarda che figata, re di Monaco. Senna era il re di Monaco, all'epoca era quello che insieme a Graham Hill aveva vinto più gare a Monaco, aveva fatto i miracoli. E sostanzialmente Siga decise di acquisire la licenza di Senna per poter combattere contro il Super Nintendo, che all'epoca faceva giochi di Formula 1 di continuo. Non a caso l'anno dopo il Super Nintendo fece Nigel Mansell World Championship, che è stato il gioco che abbiamo provato l'altra volta, è stato il mio primo gioco che ho veramente provato. Io questo l'ho provato a casa di un amico che aveva il Sega Mega Drive, ma l'ho provato dopo Nigel Mansell, quindi era intorno al 90, fine 93, inizio 94. E devo dire che rimasi scioccato, mi viene pure un po' di rabbia, perché poter guidare nelle vesti di Ayrton Senna in maniera ufficiale ora sembra scontato, ora tutti i piloti ufficiali sono all'interno del gioco. All'epoca non era così. All'epoca Siga si era buttata nei videogiochi automobilistici con Senna, che era appunto il testimonial di questo gioco, ed era fantastico. Questo è un gioco Mega Drive 16-bit del 92, ricordiamo, un anno prima di Nigel Mansell. E per l'epoca aveva una grafica pazzesca. Non a caso Nigel Mansell, che avete visto già sul mio canale, ragazzi, è un titolo che praticamente è andato a ricopiare molto di questo Senna, se andate a vedere i dettagli. Adesso lo vedremo proprio il gameplay. Quindi, come vedete, era molto semplice. La pratica Senna GP World Championship. Il World Championship, aspettate un attimo, fatemi vedere. Begin Master, fatemi vedere se c'era tutta la possibilità di fare tutto il campionato. È figata, raga. Cioè, ora sembra una minchiata, però vi posso dire, vedi, sì, ci sono tutte le gare del campionato ci sono, guardate qua. Warm up e race, pazzesco, ragazzi, pazzesco. Cioè, la cosa bella di questi giochi è che erano proprio incredibili, cioè per l'epoca sembrava di giocare a qualcosa di sontuoso, mentre invece già nel 95 PlayStation con Formula 1 95 demolì questi giochi. Però nel 92, ragazzi, questo era il top. Non a caso c'è una foto che ho trovato sui social, adesso se riesco ve la faccio passare, di Senna dentro un cabinato che era pure molto bello, sembrava la McLaren che stava giocando a questo titolo. E pensate, tutto sto cabinato, il volante, perché all'epoca molti cabinati avevano il volante, come abbiamo visto anche con Rally che abbiamo giocato l'altra volta, il primo WRC. E poi però giocavi con questo titolo qua, che era tutto tranne che realistico. Per l'epoca lo era, per ora molto meno. Quindi, come vedete, guardate qua, potevate mettere le marce manuale, mi mettevo sempre automatico perché non riuscivo tanto bene a giocare con questi titoli, però era una figata. Potevate fare il Senna Circuit, che erano, mi sembra, il circuito di Senna, probabilmente erano delle versioni di Monte Carlo, poi andiamo a vedere. Questo era proprio il mondiale, però la particolarità è che tu, se finivi una gara, finivi alcune gare del mondiale, dovevi scaricarti i codici, come pure su International Superstar Soccer, e rimettere ogni volta che ricominciavi il codice, perché il gioco non salvava. Non c'era ancora la memoria nei giochi e non si salvava. Ogni volta devi ripartire da capo, se no. Ed era incredibile, la cosa è frustrante. Partiamo, ragazzi, come al solito invito a quelli di iscrivervi a questo e al secondo canale Super Corris Gamer. Lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram delle offerte Super Corris, offerte Amazon, dove tutti i giorni metto la migliore offerta di Amazon in ambito tecnologia e videogiochi. C'è Fruita, c'è Twitch, dove stasera faremo una bella live. E c'è il mio canale ufficiale Supercorris 84 di Telegram per le news e anteprime, sondaggi io. Eccoci qua, ragazzi, praticamente siamo negli Stati Uniti, presumo sia Phoenix sta pista. Vedete com'è simile a Nigel Mansell. Praticamente Mansell poi implementò soltanto il fatto che aveva gli specchietti che si vedeva, ah, si vedeva bene quelli che ti venivano dietro. Minchia, stiamo andando piano, ragazzi, povero Senna. E poi la cosa che mi faceva ridere è che era Senna, però c'aveva i guanti blu e la macchina blu. Cioè, praticamente non aveva la... Sembrava già purtroppo Senna con la Williams Renault del 94, invece. Vedete, raga, graficamente molto simile a Mansell. Questa era la grafica dell'epoca, ma questo poi non vi rendete conto. Noi facciamo a cazzotti perché c'erano gli appassionati Siga e molti avevano il Siga Mega Drive, compreso mio cugino che aveva il Master System, il Mega Drive. Io ce l'ho anche io.
poi l'ho preso molto dopo, giusto per avercelo. E loro erano molto molto... cioè c'era una battaglia che non finiva più. Io c'ho il Mega Drive, c'ho il Super Nintendo. Io penso, ero molto pro Nintendo, perché mio padre mi comprò il Nintendo NES, il Game Boy. E quindi io a quel punto diventai un ultra. Vedete quanto è più difficile in Germanzel, perché le curve quando le fate, ragazzi, sostanzialmente sedicesimo. Oh minchia, la macchina come se tende a frenare da sola, quindi non è facile. Vediamo se stanno pure gli altri piloti. No, vedete, solo Senna c'era, secondo me. Non lo so, non lo so. Vediamo un po' la gara come va a finire, se ci sono gli altri piloti ufficiali. Sega Enterprise, che battaglia che c'era negli anni 90 tra Sega e Nintendo per queste cose. Ah, cazzo, sbatte Senna. Però vedete, le macchine erano tutte uguali. Invece in Nigel Mansell già comunque i colori ridavano a vetture diverse. Ma perché frena? Perché frena? Ma forse non devo frenare io, devo fare le curve solo lasciando l'acceleratore. Sì. Però così ci andiamo a ammazzare. Non lo so, proviamo. Tre giri, ragazzi, molto liquida la gara. Sì. Ah! Minchia, ragazzi, ti fa venire... ti fa diventare strabico a vedere queste gare qua, perché comunque è difficile capire il circuito in questo modo. A parte che... la gara, se è Phoenix, penso di sì, perché era quella la gara che faceva aprire i mondiali in quell'epoca, è complicato. Ma questa addirittura, ragazzi, del 92, ma secondo me è un gioco ambientato nel 91. Ecco perché il mondiale iniziava a Phoenix. Nel 92 non mi sembra che il mondiale... oh! Oh, sbatte Senna! Distrugge un'auto! Secondo me questo è un gioco comunque ambientato nel 91. Perché nel 91, come nel 90, la prima gara fu Phoenix e fu vinta tutte e due le volte da Senna. Dai, 2,80, 2,90, 300. No, esce di pista Ayrton. No, si mette in mezzo Senna, non si vuol far sorpassare. Non so se ci sia il pit stop qua, tipo in Nigel Mansell World Championship. Però ragazzi, dai, è troppo divertente. Voi dovete capire che pure se sono giochi ad oggi molto obsoleti, è troppo divertente giocare a questi titoli e pensare come eravamo messi negli anni 90. Adesso ci lamentiamo del ray tracing, dei 60 fps, che sono cose comunque gravi e ci si deve lamentare, giustamente. Però pensate come stavamo messi all'epoca. Guardate che ray tracing, vedete, lo sfondo era fisso. Ecco perché vi dico, Formula 95, che spero di portare nei prossimi video, perché non lo riesco a trovare in una versione decente. Rivoluzionò questo mondo. Mo ci ho preso la mano, Arriva Senna. È un po' più facile di Nigel Mansell, perché le curve comunque qualsiasi ampiezza hanno sono facili da fare. Comunque le fate. Oh cazzo, non ho finito a dirlo. Madonna, non pensavo che c'era il ritiro così violento. Oh, Senna arrabbiato. Ah, vedete, raga, non ci stanno i piloti veri. Vedete, invece in Mansell c'erano i piloti veri. Brazilian. E fu la prima vittoria di Senna nel Gran Premio brasiliano nel 90. Ma come si fa a uscire da qua? Eccoci qua, raga, siamo tornati al menu principale, perché il gioco si blocca, cioè non ti dà modo di uscire. Andiamo a vedere Senna GP, giusto per capire. Allora, non capisco, qua non ci dice nulla, per come tu sei una GP, o sono piste fantasiose, ma non mi sembra, perché una mi sembra... non lo so, ragazzi, mi sembrano piste reali. O no? Non lo so, mettiamo questa qua, va. Ah, con questo si torna indietro, bene. Ah, Monaco. Vedi, questo è Monaco. Pensa un po'. Partiamo. Beh, raga, non mi sembra il layout di Monaco. Evidentemente sono piste finte, fatte proprio per... ti dicono che è Senna, ma... evidentemente sono tre circuiti inventati di Senna. Però avete visto che sono pure le piste più o meno reali, sarebbero dovute essere. Ma non lo so, San Marino, ho visto Canada, quindi il nome è reale. Il layout non sono entrato a vedere. Insomma, se uscite di pista violentemente, va ammazzate qua. Non c'è altro da dire. Starting grid.
Quindi a livello di grafica e di modalità già era un gioco molto simile poi ai vari Nigel Mansell. Però poi cosa accadde? Che già Mansell aveva una licenza completa dove tu non solo giocavi con Mansell, potevi scegliere solo lui, però potevi già competere contro i vari Schumacher, Berger. Su Game Boy c'era pure Senna. Ecco, a meglio che ci facciamo i cazzacci nostri, perché... Oh, pezzo di me, guarda là. Qua poi non ci sono i pit stop. Oh, su Mansell sì. Era complicato, non pensate che sia un gioco senso. Su Mansell si poteva regolare l'auto meglio, cioè era un po' più evoluto, però comunque molto simile, raga, molto simili come giochi. Era lo standard dell'epoca, ne proveremo anche altri. Niente, non riesco manco a girare io. Non ho capito che pista sia questa, perché mi sembra proprio... Però è bello. Oh, ecco il tunnel. Hanno rifatto Monte Carlo, però non perfettamente. L'hanno fatto un po' di fantasia Monte Carlo. Vedete, ci hanno messo il tunnel per far capire. Però ci vogliamo mettere un po' di mare, le piscine. Oh my god. Ragazzi, è tosta, perché i giochi dell'epoca sono tosti. Voi pensate che siano giochi facili, ma non lo sono. Molto molto divertente, devo dire. E adesso mi vorrei ritirare, vorrei capire se ci fa uscire. Niente, ci fa tornare dentro. Come ho fatto prima a uscire da qua? E niente, dai, ci fa ripartire. Comunque, volevo far provare. Poi con gli emulatori è un casino sempre. Volevo far vedere, perché secondo me questo è un gioco che ha reso molto molto invidiosi tutti noi possessori di Super Nintendo di non avere un Sega Mega Drive all'epoca. E prima anche un Sega Master System. C'è anche la versione 8-bit, questa 16. Vedremo se la vorremmo provare in futuro. Se vi è piaciuta questa, anche perché proveremo tanto Racing Game e Retro Gaming. Quindi fatemi sapere se vi è piaciuta questa prova di Senna Super Monaco GP. Ci vediamo nei prossimi video, il vostro Supercore. Ciao agli occhi.